Minecraft, ragazzi. Questo qui è il primo video che faccio di Minecraft e vi posso già dire che ho appena fatto l'aggiornamento della 1.8 PlayStation 4, cioè sulle console. Ragazzi, prima di iniziare, volevo farvi capire che questo qua è un mio primo, cioè il mio modo di sopravvivenza. Sì, sono già droppato di armatura, di varie cose. Il let's play di, cioè, il let's play tornerà. Sarà l'episodio secondo perché secondo me farlo per primo. E ragazzi, possiamo già dire che in pratica io ho fatto varie cose, no? Tipo la farm di oro, che dopo l'ho abbandonata perché ho abbandonato il tiro Minecraft che ha fatto l'aggiornamento. L'ho abbandonato perché non si poteva. Comunque ragazzi, oggi proveremo le nuove cose. Quindi andiamo subito a prendere un acciarino e andiamo a vedere che cosa è successo con l'aggiornamento. Lo posso dirvi che la 1.8 ha molte nuove cose, quindi direi di crearci Armastard, una canna da pesca, guardare che cosa è stata aggiunta, a parte delle nuove pozioni, del salto, sì, che non è che saltiamo così tanto, però non fa niente. Hanno aggiunto due nuovi componenti, adesso faccio vedere se si vede la deorite e il granito, se non mi sbaglio. Adesso andiamo di qua, vediamo se c'è. Che se no sarà la mia miniera, che non mi fa entrare. Sì, questa qua, visto che è un mondo già creato, non me la fa vedere, purtroppo, non lo so perché. Adesso andrei a vedere anche. Sembra strana, così non si possa vedere. Boh. Forse facendo un nuovo. Vabbè che ragazzi, questo qua sarà solamente un video dove in verità faremo un nuovo let's play. Un let's play vero e proprio. Questo qua sarà il mio mondo della prima serie principale vera e propria. Quindi, non posso dirvi che ho trovato sta roba qua. Vabbè, c'ho molti minerali, ragazzi, quindi perfetto. Proveremo ad andare dappertutto, cercheremo varie cose, vari componenti. Forse adesso è meglio se tipo ci allontaniamo un po' per quello che non troviamo la deorite e gli altri componenti. Tanto possiamo fare già gli armonster, perfetto. GT5 oggi uscirà verso le 3, quindi preparati, pronti perché sono anche se sono le 2, fra un po' inizierà, fra 40 minuti diciamo. Ok, e vabbè, facciamo spawn, farmi ferro, un osservatorio, il golem di smeraldo e vari altri componenti. Qua c'è dei cose qui. Ah, wow, hanno aggiunto anche una. Aspettate, hanno aggiunto dei cose, hanno aggiunto tipo una visuale più bella, più carina. Più, cioè, non me, cioè, quando era ancora la 1.7 neanche, era veramente brutta. Guardate che figata, ragazzi! Oh, perfetto. Saluto quello che mi sta guardando. Comunque, guardate che bello. Cioè, per me è carino così, molto meglio. Che la maggior parte dei blocchi, tipo, sono più cioè, sono illuminati, così. Ah. Hanno aggiunto il mesa. Hanno aggiunto anche il tempio cioè dell'oceano, che è molto bello. Quindi adesso dovremmo andare di qua. Allora, faccio vedere un po' il portale, che è, per me è una stanza molto carina. Che sono due teste di creeper fatte male, sì, lo so bene, però lasciate stare. Il portale in mezzo, che c'è un'altra lanterna lì, ma siccome era un po' troppo dopo illuminato, faceva veramente schifo. Qua c'è il percorso d'oro. E perché? E adesso ci sono questi hopper, perché è una farm anche d'oro. E diciamo che i pigmen quando spawnano così via, a volte prendono il portale per sbaglio e quindi si teletrasportano al mondo reale, cioè il mondo vero e proprio, e allora sì, succede questa cosa qua. Perfetto. Possiamo fare anche il cubo di slime, ragazzi, quindi facciamone uno e proviamolo. Prendiamo bastoncini. Dove sono? No. No. Beh, una slab in pietra mi serve. Eccole qua. Tutti i bastoncini che voglio provare a farne uno di Armastard perché è bellissimo, niente che non so manco quelli. Allora, prima cosa, beh, qua c'è un altro mob spawner. La mia spada è dotata di aspetto di fuoco e altri componenti che sono atterramento 2, saccheggio 3 e percossa 5. Allora, proviamo a fare sta palla di slime. Oh! Oh mio Dio, ragazzi, palo di slime, proviamolo subito. Appena ho finito si fa gli Armastard, come si dice. Ok, mettiamo qua. No, ho sbagliato.
Proviamo a vedere che cosa verrà fuori. No, era così, così e così. No, per niente. Così, così. Così, così. Prendiamo questi. Come si faceva, ragazzi? Che non lo so io. Vedo che anche la grafica dei bastoncini è molto migliorata. Ma come si fa? Facciamo una cosa, guardate. Andiamo qua. Qui le impostazioni. Ecco un trucchetto per trovare. Come si fa? Vedete, creazione normale. Vediamo. Vediamo cosa ho aggiunto. Vabbè, varie cose. Eccoli! Finalmente questi blocchi qua. Due slab, perfetto. Si possono anche creare, perfetto, molto bene. Anche questi, buono. La diorite con il coso, con il quartzo. Strano, molto strano. Solitamente si trovava in caverna, ma vabbè. Vediamo, anche il granito, sempre stessa cosa. L'andesite, la diorite levigata, molto buono. Hanno aggiunto vari componenti qua. Ah, ecco, l'arenaria di ro arenaria rossa. Molte cose, molte belle. Adesso, ecco, guarda, questa cosa qua è il più bello grazie anche al secondo che mi sta guardando. Queste cose qua del prisma, del prisma scuro. E poi c'erano anche quelle delle lanterne, una cosa così. Adesso qua ha aggiunto qualcosa, no? Qua neppure, beh, qua non facciamo niente. Qua niente, vediamo se è aggiunto qua gli armor stand. Beh, qua stessa cosa, ragazzi. Qua c'è la spada che è andata in là in fondo, non so perché. Beh, come sono? Eccoli qua. Com'è che si fa? Ah, ecco come. E vabbè. No, si può fare la. Ah, ok, perfetto. Il cubo di slime. Guardate, ragazzi, sono felicissimo perché l'abbiano fatto, finalmente che ce l'abbiano dato. Adesso torniamo in creazione normale, classica, perché era più bella secondo me da creare. E andiamo a depositare questo magnifico Armanstead. E ci mettiamo un'armatura che avevo già tenuto, perché andiamo a fare un. Ecco qua, guardate, lasciate stare tutte le teste e così via. Le ho fatte, ci ho messo un bel po' per prendermele. Prendiamo, ce l'andiamo a mettere. Ecco, perfetto. Ce lo mettiamo qua, guardate, ho in mente di far questo. Di mettercene uno qua. E ecco, guarda, ragazzi, veramente sono felicissimo. Sono felice perché è una cosa che è nuova per me, ma è anche bella. Guardate che figata, ragazzi. Che figata. Bellissimo. Perfetto. Secondo me sono molto carini. Vabbè, con le armature e così via. Vediamo se si può fare anche una spada, no? Così, come si fa a riprendersela? Ah, ecco. Vabbè, sì, ho sbagliato, l'ho distrutto, comunque, vabbè. Facciamo così, guardate. Ecco. Ce la rimettiamo e voilà. 1, 2, 3 e 4. Perfetto, magnifico. Adesso andiamo a provare anche il cubo di slime, visto che ci siamo. Allora, dovremmo. Un posto un po' alto, sperando che non sia notte. Dopo in creati. Ecco, stranamente è notte, quindi ragazzi, bisogna per forza dormire. E vabbè, questa è la mia storia principale, come dicevo prima, se volete. Che volete continuare. Cioè, facciamo una cosa, guardate. Mettiamo votazione chi vuole che continui questa serie qua, in questo mondo. Mentre chi vuole che faccia un altro mondo, però che lo inizi da capo. Oppure, una terza opzione, che faccia entrambi le cose. Quindi un giorno sì, un giorno no. E ovviamente che ci sarà sempre GTA, ogni giorno ci sarà, spero, tranne al giovedì come ieri che è successo e al martedì ragazzi, perché sono impegnato. Ok, andiamo a provarlo, ecco là. Allora, andiamo a mirare a questo punto. Ce lo mettiamo qua, ce lo scaviamo. Ecco, ah, però ti ferma. Guardate che figata! Il giocatore dei nemici, bla, perfetto. In questo qua possiamo farci gli ascensori, possiamo farci molte cose. Allora, al mio tre lo proviamo, anche se c'ho caduta dalle piume, quindi si può anche resistere. Attenzione! Carino, carino! Dai, va bene, perfetto! Mi piace molto il cubo di slime. Riprendiamocelo. Oh, in 2 secondi si rompe. Prendiamoci la terra, dov'è? Qua. E anche la droppiamo, che se ne frega. Mangiamo. E andiamo a farci sto benedetto acciarino. Così testeremo il portale.
Volevo portarmi anche dei blocchi perché mi sono scordato di fare la scala. Quindi, acciarino, 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 dov'era? Con la ghiaia, mi sembra, sì. Cioè, dov'è la ghiaia poi? No, questo qua è cosa? Argilla, la ghiaia è qua. Vabbè, proviamo a romperne qualcuno. Aspettate, vediamo che non ce ne siano qua. No, no, no. Ah, dov'è? Che ce l'aveva una volta? Anche una ciarina ce l'avevo. Vabbè. Sinceramente lo prenderei dalla creativa io. Però visto che è una serie di tutti sopravvivenza, non ne ho voglia. C'è un creeper qua. Ah, vabbè, dai. Cominciamo a sbaccare questi blocchi. Ecco, guardate, perfetto. È arrivata al primo. Due, perfetto, benissimo, guardate. È arrivata al primo colpo, prima chiamata, guarda, c'è arrivata, quindi non dovete neanche aspettare. Quindi questo significa che bisogna avere un bel like, bisogna avere. Cioè, dovrei avere un bel like, ma non fa niente. Prendiamo un po' di ferro. Beh, prendiamo anche due così ce la facciamo. Possiamo farlo da questa zona. Se mi ricordo bene era così, giusto? Sì. Ok, mi metto a ricordare che mi sta cadendo. Perfetto, ragazzi. Abbiamo tutto, mettiamo questo cubo di slime qua e prendiamoci la roba. Questo qua possiamo andare. Ho sbagliato. Mettiamocela dentro l'ender chest. Sì, è consumato, ma chi se ne frega. Andiamo. Comunque la grafica, come ti dicevo prima, è molto migliorata. Mi sembra che sia un po' più, tipo, non proprio reale reale, però più carina. Io spero di trovare subito il tempio dell'oceano, che è molto bello. Perché poi pu puoi dropparti le lanterne, perfetto. Io spero che sia spawnato perché sennò dovrei fare proprio un altro mondo, dovrei fare. E mi dispiacerebbe, a meno che non navighiamo. Hanno aggiunto il mesa, ragazzi, quindi perfetto. Anche gli alberi. Adesso dopo in un altro mondo lo farò vedere, un altro video. Facciamo così. Facciamo un bel pillar. Facciamo così. Un altro pillar. Questa cosa qua. Qua è evidente che ci ho messo il vetro perché quando attaccherò i pigmen mi si scagliaranno contro. Adesso testiamo la nuova farm. Ragazzi, possiamo fare la farm d'oro, perfetto. Allora andiamo sui vetri. E accendiamo. Prima quello là. No, sono caduto, vabbè. E questo. Poi. Vedete che c'ho il silk touch, ragazzi. Questo perfetto e adesso sono già spawnati i pigma, ma ecco, guarda, è già spawnato uno, quindi vuol dire che funziona. Adesso ragazzi, io spero di non caderci dentro perché sennò sono fregato. Ok, mettiamoci qua, facciamo così, così, touch, ok, e via, e voilà, e anche il terzo portale è partito. Vedete che adesso cioè, guarda, sono già spawnati. Sono già spawnando, perfetto. Guarda, sono già cadendo anche stanno. Quindi andiamo più in più su. Perché voglio fare di tutto e di più adesso. Vi ripeto, fra 30 minuti uscirà anche un video, un live di GTA 5 online. Spero che vi piaccia. Guarda, guarda con che velocità stanno spawnando, perfetto. Sono molto felice. Adesso, ecco, così, così e olà. E olà. Allora. Proviamo a vedere se così ce la posso arrivare. Ah, sì! Uno. Perfetto. E adesso il terzo. Che non me l'ha preso, va bene. Poi è là. E la colonna. Dai, prima già l'hai fatta. Poi come mai prima me l'ha preso? Non lo so, comunque. Vabbè. Allora, uno. Due. Silk touch. No! Mi è caduto! Vabbè, dopo andiamo a prendere. Lo sostituiamo con questo. Vediamo. No! Sono caduto. No! Oh, madò! No, 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 no! Ecco! Era quello proprio che non volevo fare. Ho fatto una cavolata. Ok, dai, ce la possiamo rifare. Ok. Perfetto. Oddio! Un colpo! No, non venire qua per colpo in cavolo, eh.
Mamma mia, ce la sia scampata. Adesso proviamo a tornare su, ragazzi. Quindi vabbè, lo faremo in un altro momento. Ah, ecco qua il blocco. Ce n'è uno che è caduto? Come diamine hai fatto a cadere? Vabbè. Adesso dobbiamo ucciderlo. Perché non ne voglio vedere dei piccoletti che corrono davanti e dietro. Lo farò off camera, questa cosa qua di mettere a posto un po' il sistema, così via. Mangiamo. Ehi tu. Vediamo se prendi fuoco. Oh! Ciao ragazzi! Ho un arco potentissimo. Puff! Morto. Allora guardate, lì ci sono tutti i pigmen. Guardate che figata! Guardate lo schermo, non so se lo vedete. Oddio! L'ho visto. Boh, vabbè. Vedo gente a caso. Come vedete, spawna anche un bel po'. Spawna, vedete che ci sarà tutto il meccanismo anche lassù. Adesso c'è il meccanismo, dopo andrò a distruggere sta roba qua che è rotto. Guardate, allora, in pratica io. Mi metto qua, carino carino, con la spada, spingo questa e via. E li uccido tutti, così guadagno anche dei cosi. Ma io le spade perché mi interessano, solo quelle con... ecco, c'è un altro, basta picchiarlo. E vedete che si guadagna molto facile. E funziona ragazzi, perfetto, cioè io sono contentissimo, lo sapete quando lo sono. E dopo vedete che divido la roba, quindi... oro di qua e spade di là. Adesso, alcuni muoiono perché arrivano da un'altezza più alta, ma non fa niente. Come vedete, quella dell'altra parte là l'ho un po' rifatta. Adesso lo rifacciamo, c'è lo stesso meccanismo e voilà. Diciamo che quegli altri credo che non lo sentono perché sono tutti già morti. Comunque anche il livello di caduto è molto carino. Ecco, vedete, già uno è morto, così via. Ci riprendiamo. E questa cosa qua lo farò tutto off camera, ragazzi. Quindi vedete che nel prossimo video forse... Sarà tutto già pieno, forse, non lo so. E quanti forse l'ho detto, non lo so ancora io. Comunque, ragazzi, perfetto. Spero che vi piaccia il video, perché guardate, è una farm d'oro completa. Cioè, non proprio del tutto completa, però è perfetta. Allora, direi adesso di passare in creativa. Quindi, scusate se sono in creativa, ma per farvi vedere tutto quello che hanno fatto nell'aggiornamento, vi devo far vedere queste cose qua. Allora, prendiamo dei blocchi, a caso. Sono nuovi, ecco qua ho sbagliato e anche sì, questi. Allora, in pratica, ragazzi, adesso io mi sposto un po' più in là per andare a vedere se c'è anche il mesa. In questo faccio vedere tutto il resto, dopo cancellerò tutto io, ragazzi, con cioè quello che ho creato lo cancello. Andiamo a vedere se c'è anche il mesa qui vicino, così siamo già a posto. Ci mettiamo in questa zona qua che mi piace molto, lì c'è il ghiaccio, boh. E allora abbiamo già un messaggio, si vede che qualcuno avrà commentato, non lo so, vabbè. Se mi piace che faccio vedere la creativa, mi piace ma solo per farvi vedere i blocchi. Allora, l'arena rossa, che non subisce la gravità come la sabbia normale, beh, lo sappiamo. Quella levigata, direi. Sì, cos'è? Rossa cisellata, perfetto. Poi c'è l'ingranito, che può diventare granito levigato. La andesite, che può diventare andesite levigata. La diorite. Che diventa diorite levigata. E vabbè, c'è anche questa qua, l'arenaia rossa. Adesso lo so bene che ho cancellato qualcosa lì. Qua abbiamo i nuovi oggetti. Tra cui anche questo ghiaccio che è molto buono, ragazzi, da usare nella farm d'oro. Poi ho messo sì, queste cose qua. Lanterne, perfetto, ragazzi. Per me hanno fatto una cosa molto buona. Guarda, hanno aggiunto anche dei tipi di terra. Terra grezza. Wow. Il micelio, come vedete, hanno aggiunto molte cose molto belle. Allora, innanzitutto torniamo in giorno. Poi, guardate, ha messo questa terra qua che si chiama Pozzlo. Boh, che senso abbia, non lo so. Il ghiaccio compatto, quindi c'è anche il ghiaccio del... Mi sembra che si chiami... Adesso non mi ricordo come si chiama, comunque vabbè. Questa cosa si chiama lanterna marina, luce subacquea che si trova nei tempi oceanici. E io questa cosa qua la voglio trovare subito perché è molto buona. Questa qua si chiama Prismarine, il Prismarine scuro, i mattoni di Prismarine e basta direi. Poi vabbè, hanno aggiunto questi nuovi arbusti, possiamo chiamarli così, dei nuovi fiori ragazzi, nelle paludi ci scommetto che ci sono. Le teste le hanno messe in questo modo, quindi adesso non si vedranno più normali, cioè non si vedranno più come nell'inventario normali come una volta, ma adesso le vedremo un po' di meglio. Adesso vediamo se ci hanno aggiunto qualcos'altro, beh... I Prismarine, ecco queste cose qua. Poi
Nuovo pesce. I conigli, ragazzi, che adesso andremo a concederne uno. Esca. Fortuna del Mar 3. Vedete che hanno aggiunto anche due nuovi cosi. Vabbè, gli Armonster che ho appena fatto vedere. La zampa di coniglio e la pozione di zampa di coniglio. Questi. L'Endermite per fare la farm nuova di pacca. Di, come si chiama? La farm d'oro. No, la farm. Ecco, genera coniglio. La farm di Enderman, ragazzi. Quindi, ragazzi, adesso prenderemo una spada e proveremo a uccidere tutti questi tre. Allora, vi posso già dire che questo qua l'ho già provato. Ecco, guardate come salta. Adesso gli mettiamo anche un po' d'acqua. Così è contento. Allora, prendiamo un secchio d'acqua. Guardate, allora, questo qua si chiama. Come si chiama? Genera, ecco, guardiano. Che vi sparerà in sopravvivenza. Un raggio che vorrà togliere, adesso un attimo che voglio, ecco, togliamo l'armatura, vediamo quanto toglie senza armatura. Guardiamo. Che mi spara questo raggio letale. Oh, lo spari? Ecco. Che mi toglierà prima di tre cuori, mi sembra. Sì, quando diventa giallo, vedi che mi sta per uccidere. Perfetto, possiamo già metterci l'armatura. E tornare in creative. Mi dica che mi dici l'arbusto. E vabbè, quando verrà ucciso, dropperà queste cose qua. Può droppare. Ecco, proprio quello che volevo. O la scheggia di Prismarine o i cristalli di Prismarine che serviranno per fare le lanterne. Ragazzi, vi consiglio di non fare niente perché non serve. Cioè, nel senso, in che senso fare niente? Nel senso di. Boh, vabbè, lasciamo stare. No, nel senso che in pratica, cioè, non andate a ucciderli così, va, perché innanzitutto c'è il guardiano più grande che si trova solamente nei tempi, nei templi, e vi, cioè, vi sparerà una maledizione in cui vi danneggerà. Cioè, in pratica voi, quando dovete rompere i blocchi, ci mettete tipo un'eternità a rompere tipo un blocco, ad esempio. Comunque, adesso hanno aggiunto anche queste cose qua. Adesso, perché l'ho anche spaccato, non lo so. Mettiamo il coniglio che a quanto pare è della versione 1.9. Perché era, una volta era più grande, quindi l'hanno fatto così. Che è una creatura che include. Aspetta che. Ecco. Quando è lanciato può diventare una creatura. Vabbè. In verità questo qua sarebbe l'adulto. Adesso ne mettiamo due e vediamo che cosa fa con. Quanto è piccolo il cucciolo. Adesso faccio vedere. Appena trovo, ecco l'auricolare. Allora, loro mangiano le carote adesso. Vedete, c'è la pelle di coniglio con quattro pezzi diventa la pelle normale. Prendiamo la carota e guardate, adesso diventano pazzi. Li facciamo innamorare. Togliamo la carota e vediamo che cosa succede. Ecco, il piccoletto non si vede. Ah, non è qua sotto? Perfetto, quindi adesso. Ecco, sono piccoli così. Quando li ucciderete, potete farci una forma di conigli e così via. Quando li ucciderete, faranno. Ecco, vi daranno questi. Vi darà, se avete la spada di fuoco, cioè con la spada di fuoco, vi darà questa qua già cotta. Vi possono dare la pelle di coniglio e la carne cruda o cotta di coniglio. Se avete fortuna, potreste anche ritrovarvi un bel utensile, che sarebbe la zampa, cioè non è un utensile, ma è un'altra cosa. Si chiama zampa di coniglio ed è molto carina. L'ultimo che adesso andiamo a far vedere è l'Endermite, che è una piccola proprietà che usa le Enderperle. Adesso vedete che è impazzita, ma che cavolo ne so. Quando voi ucciderete vi drapperà niente, ragazzi. Solo. Neanche qui. Ah, ecco. Un po' di esperienza. Questa qua, se è a contatto con degli Enderman, cioè loro, gli Enderman, quando muoiono o lanciano gli Enderpearl, fa questa cosa qua. Adesso dovrebbe attaccarlo, mi sembra. Oh. Non attacchi, cioè sì. Ecco, stranamente prendo un blocco, boh, vabbè. Comunque, uccidiamolo, che mi sono già rotte le scatole di averlo. Sì. Stranamente non gli attaccano, mi sembra strano. E niente, vabbè. E questi qua erano i primi. Adesso noi buttiamo via l'altra roba, prendiamo un po' di terra. Questo e anche la farina d'ossa. Vediamo che cosa succede a far spawnare questi due alberi. Allora, innanzitutto, se mettiamo quattro blocchi qua. E facciamo questo. Mettiamo questi arbusti di quercia scura. E facciamo crescere. E voilà, diventerà un bellissimo albero di quercia scura. Adesso vedete che dopo lo brucerò, ragazzi, perché non voglio che si inquini l'ambiente, cioè che resti così. Però
Qua infatti sono già spawnati qualche... è un ambiente che probabilmente è così. Adesso voglio andare a vedere un attimo una per curiosità. Perché hanno aggiunto il mese, hanno aggiunto molte cose. Ah, qua c'è il tempio che avevo già visto. Qua è dove ho fatto spawnare il Wither e così via. Torniamo là. E visto che fra un po'... Sì, infatti, fra 13 minuti, ragazzi, mi ricordo che uscirà anche il live di... GTA 5, adesso non so perché lo sto ripetendo 50.000 volte, ma perché voglio che lo seguiate, perché c'è anche il mio amico lì che mi seguirà così via. Adesso vediamo se... No, non è questo. Se è ghiaccio normale. Dove sono andato a finire? Aspettate, di qua era. Sì. Boh. Non lo so, prendiamo una mappa, ragazzi, no, una cavolata. Mettiamo così, io ero di là. Sono di qua, adesso facciamo anche un giro veloce così va, così abbiamo anche controllato se c'era o no questa cosa qua. No, è qua, siamo qua, siamo qua. Ok. Allora era qua che ho fatto spawnare il coso, sì. No, è là. Boh, ragazzi, sono già perso, sono veramente proprio fail allucinante. Forse, sono un po' più in qua, sono andato, direi sì, no. Sì, eccoci qui. E questo qua. Adesso noi facciamo crescere anche uno normale. E vedete che non c'entrerà niente. Come potete vedere. Quindi ne servono 4. Invece questo. Guardate. Quanto pare siamo anche qua. 4. Oh. Non spawna. Boh. Proviamo a vedere se spawna qua. Infatti no. Mettiamoci qui. Piazziamolo. E non spawna. Non so perché, ragazzi, non spawni. Comunque questo è molto strano. Comunque adesso io direi anche di togliere sta roba qua. Lo brucerò, ragazzi, anzi lo bruciamo in diretta. Così vedete che non li lascio, così via. Ok. E per tutto, per oggi è tutto, ragazzi. Questa era una novità. Adesso voglio vedere se c'è anche il coso sottomarino, ma a quanto pare no. Non so come si chiama. Come si chiama? Vabbè, insomma, Ah, non mi ricordo, ragazzi, vabbè, non fa niente, dai. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Scusate la creativa, ma era solo per farvi vedere i blocchi nuovi, le nuove cose. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!